Ben ritrovati dal TG di Primiero a questo ultimo appuntamento prima della pausa estiva. In questa edizione vi parleremo dell'Ecomuseo del Vanoi e delle molte novità per l'estate e anche di un album fotografico dedicato interamente alla valle con degli splendidi scatti. Non mancheranno come al solito le news in breve dal territorio, ma in apertura ci occupiamo di mobilità turistica, di bike sharing e di seguito delle anticipazioni legate alla nuova newsletter della comunità di Primiero. È partita la stagione estiva, la grande novità di quest'anno è il bike sharing in tema di mobilità sostenibile. È un progetto finanziato dalla provincia e realizzato dalla comunità in compartecipazione con ACSM Primiero, la nostra azienda locale, elettrica locale, che compartecipa anche ai costi di realizzazione. Il servizio sarà operativo a partire da metà luglio e è stato realizzato attraverso la costruzione di 5 ciclostazioni sparse sul territorio della comunità, quindi a Canal San Bovo, a Imer, a Fiera di Primiero, a Siror e a San Martino. Le ciclostazioni saranno dotate di 28 mountain bike a pedalata assistita e ogni informazione potrà essere reperita presso gli sportelli APT di San Martino, Fiera di Primiero e Canal San Bovo. Servizio abbiamo voluto denominarlo Greenway Bike, proprio in linea con quella filosofia nuova Greenway Primiero, che è sostanzialmente un contenitore concettuale che vuole promuovere e valorizzare la sostenibilità ambientale, la valorizzazione e la cura del territorio. In tema di mobilità sostenibile è partito inoltre anche il servizio di mobilità vacanze, che è in funzione dal 28 giugno. La proposta è quella già sperimentata lo scorso anno, quindi saranno disponibili le card di mobilità nelle due formule. La prima, la Dolomiti Summer Card, che è la card che consente non solo la mobilità ma anche l'accesso agli impianti nella formula 6+3. L'altra card è la Dolomiti Easy Go, che è la card per la sola mobilità sul territorio di valle ma anche estesa a tutto il territorio provinciale, quindi a tutti i mezzi pubblici di Trentino Trasporti. Nella nuova newsletter che abbiamo realizzato sono stati concentrati due temi. La prima parte porta il sunto dell'aggiornamento al piano sociale, con riferimento particolare alle schede di conclusione, sia per l'andamento demografico, per la situazione scolastica, per le imprese e il lavoro. Da questo aggiornamento emerge molto forte, come è già stato detto anche in altre occasioni, che la problematica e l'urgenza prioritaria in questo momento anche per il nostro territorio è l'occupazione e il lavoro. Infatti, la seconda parte della newsletter porta la serie di iniziative che la comunità e il territorio hanno attivato rispetto a questo tema. In particolare viene dato spazio alla presentazione del progetto speciale di occupazione voluto dalla comunità, dalla giunta della comunità e approvato all'unanimità dall'assemblea, per utilizzando l'avanzo di amministrazione per poter dare occupazione sulla manutenzione dell'ambiente ad alcune persone del nostro territorio. Sono stati assunti 8 operai, le domande arrivate sono state 70 e purtroppo questo non può dare una risposta completa al bisogno di occupazione che c'è in questo momento, ma è un segno che vuole essere un segno forte, un segno di vicinanza alle famiglie che in questo momento stanno vivendo le situazioni di difficoltà. La newsletter porta poi anche informazioni riguardo alla riattivazione ormai consueta dell'intervento 19, ai progetti contenuti all'interno del piano di zona giovani rivolti all'occupazione. Ci sono ben 18 opportunità lavorative, al corso di formazione finanziato dalla comunità e portato avanti in collaborazione con ACLI Primiero e ACLI Provinciale sulla formazione delle badanti come risposta sia occupazionale che di bisogno delle famiglie che hanno degli anziani a carico, l'opportunità di formazione per un corso di assistente sanitaria e la possibilità e il rilancio, la ripartenza della nuova cooperativa sociale Promo Project sul nostro territorio. Ecco, è una newsletter che porta dei flash
le notizie complete possono essere apprese poi consultando il sito della comunità, dove si trovano degli approfondimenti e il documento di aggiornamento al piano sociale in forma integrale, ma che danno comunicazione e danno visibilità di quello che in questo momento la comunità e gli enti locali stanno facendo sul territorio. Nel prossimo servizio le molte novità dell'estate dall'Ecomuseo del Vanoi. Sono iniziate le attività estive qui all'Ecomuseo del Vanoi. L'estate è ricca di appuntamenti, eventi, mostre da visitare, attività e laboratori anche per famiglie. Il tour del sentiero etnografico sicuramente l'evento principale dell'estate a cui sono invitati gli ospiti ma anche i residenti. È un tour guidato che parte da Cauria e sui centri visitatori dell'ente parco. Si arriva poi al Prade Madego, a Prade Tognola, alla segheria di Valzanca, che la vedremo in funzione, e una degustazione di prodotti locali in collaborazione con l'osteria alla Siega. L'attività si chiude in paese con la visita alle mostre di Cauria, la mostra sulle scritte dei pastori alla Casa del Sentiero Etnografico e poi la visita al Museo della Grande Guerra con la mostra all'arte della tassidermia. Ma abbiamo molti altri eventi e molte altre iniziative. Per facilitare la visita al sentiero etnografico del Vanoi abbiamo anche un servizio di navetta che parte da Primiero, arriva a Cauria e poi sale in quota per poi rientrare a Cauria e a Primiero. Il calendario lo potete trovare sul nostro sito, perché non abbiamo delle giornate fisse, ma si inizia con domenica e mercoledì, ma poi si aumentano le giornate aggiungendo il sabato e poi anche giovedì e venerdì, in una sorta di seguire il flusso, come per seguire il flusso turistico della nostra valle. Il nostro sito è www.ecomuseo.vanoi.it, ma abbiamo anche il profilo Facebook se volete vedere le nostre attività e le foto delle nostre iniziative. E altre iniziative, gli andar per maglie sicuramente interessanti, il domenica 20 luglio e 17 agosto a Malga Fossanica di Fuori, la malga di produzione del bottiro di Primiero di Malga e poi anche ai mulini di Ronco Cainari, un'attività per bambini, una mattinata da mugnaio tutti i martedì mattina, con possibilità di cimentarsi nelle attività del mugnaio e con la visita al mulino. Vi aspettiamo nel Vanoi per visitare le mostre, i siti dell'Ecomuseo e partecipare alle nostre attività. Questa estate la Casa dell'Ecomuseo del Vanoi ospita una bellissima mostra fotografica frutto della collaborazione della nostra associazione con un gruppo nato su Facebook che ha voluto promuovere e valorizzare questi ambienti fantastici attraverso una mostra fotografica e un album che raccoglie 165 foto di 20 fotografi diversi. Ecco, è stata un'operazione nata dal basso sull'entusiasmo di questi amanti del Vanoi che hanno contribuito anche economicamente per poter realizzare quanto è qui esposto e quanto è possibile visionare attraverso il catalogo. Per l'Ecomuseo è un'occasione di veicolare un territorio, mostrarlo con orgoglio a chi ci ospita e a chi ci potrebbe un domani visitare. Sono mostrati in particolare degli ambienti di media e alta montagna che sono tipicamente fuori dalle rotte turistiche principali e che sorprendono ed emozionano per la loro bellezza. Vorrei ringraziare Renato Orsinger, che è stato il fotografo che più ha contribuito a questa mostra e che, animando il gruppo Facebook, ha dato veramente impulso e motivazione a centinaia, ormai migliaia di persone che credono e hanno creduto in questo progetto. Come al solito, spazio alle notizie in breve dal territorio. In seguito al riconoscimento dei mesi scorsi di Lega Ambiente, nuovo premio in Europa per ACSM Primiero, RES Champions League è una sorta di competizione a livello europeo tra le migliori località che si distinguono per sostenibilità e utilizzo delle risorse rinnovabili. Tra gli italiani candidati, la realtà di Primiero e Vanoi ha ottenuto lo scorso 25 giugno a Bruxelles il premio speciale come testimonianza energetica virtuosa nella nuova rivoluzione sostenibile. Alla RES Champions League hanno preso parte i migliori comuni di 12 paesi europei.
Festeggiati nei giorni scorsi a Imer, in occasione della sagra patronale dei Santissimi Pietro e Paolo, i 105 anni del Corpo dei Vigili del Fuoco, alla presenza dell'intera comunità e di molti colleghi che hanno sfilato per le vie del paese con alcuni automezzi storici. A breve distanza, nel comune di Mezzano, sono stati celebrati invece i 500 anni di storia della chiesetta di San Giovanni, alla presenza dell'arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, delle autorità locali e di molte persone che hanno voluto ricordare questo importante avvenimento. Passo Rolle è stato nel 1937 il primo passo dolomitico affrontato dai corridori impegnati nel Giro d'Italia. Allora il primo a scollinare fu il grande Gino Bartali, vincitore di quella Corsa Rosa. Per questo Primiero ha deciso di ricordare il grande ciclista con un'opera d'arte svelata nei giorni scorsi alla presenza di Andrea Bartali, figlio di Gino, proprio sul passo all'ombra dello splendido Cimon della Pala, meglio noto come il Cervino delle Dolomiti Trentine. Alpini di Cauria nel Vanoi in festa nei giorni scorsi per accogliere i Pellegrini per la Pace, un progetto che si propone di valorizzare il patrimonio esistente in Trentino a 100 anni dalla Grande Guerra, dal rifugio Contrin alla Campana dei Caduti di Rovereto, camminando in silenzio per riscoprire il vero valore della pace. È davvero tutto anche per questo ultimo TG, vi lasciamo con l'ultimo servizio dedicato alla Schwalbe Transalp che ha fatto tappa a Primiero. Come al solito un ringraziamento al nostro cameraman Diego Larentis, alla post-produzione e al coordinamento di Gianangelo Pistoia. Per rivedere tutti i TG della stagione www.primiero.tn.it. Ci rivediamo a settembre, a voi tutti l'augurio di una buona estate. C'erano anche gli atleti primirotti Bruno De Bertolis e Agostino Zortea tra i 1300 atleti della Schwalbe Tour Transalp che ha fatto tappa nei giorni scorsi a Fiera di Primiero. In queste suggestive immagini nel centro di fiera la partenza della tappa ai piedi delle pale di San Martino. La rinomata gara di ciclismo su strada a coppie da Mittenwalde in Baviera fino ad Arco ha richiamato l'attenzione dell'intero territorio. L'ottima riuscita dell'evento è legata anche al prezioso contributo dello staff dei volontari locali che hanno prestato il loro operato, dai vigili del fuoco ai volontari delle società sportive locali, fino al gruppo Nuvola.